e ben ritrovato. Sono Monica, English coach, lecturer ed esperta di comunicazione e formazione della lingua inglese. Ed oggi voglio fornirti una brevissima pillola che ti aiuterà a imparare a leggere l'orologio in inglese. Diciamo che l'unica cosa che ti serve per leggere l'orologio in inglese è una buona conoscenza di numeri. Detto ciò, il tutto sarà veramente molto semplice. Come vedi alla lavagna alle mie spalle, ho disegnato un orologio, indicando in rosso quelle che sono le quattro sezioni principali di un orologio. La prima cosa importante da dire è che se alla domanda italiana che ore sono andiamo sempre a rispondere sono le, indicando poi l'orario, in inglese alla domanda what time is it andremo sempre a dare una risposta che si apre con il soggetto it seguito dal verbo essere sempre nella forma singolare, quindi ricorda bene, e non senza mettere in maniera più assoluta qualsiasi tipo di articolo. Infatti diremo sempre e solo semplicemente it's, facendolo poi seguire con l'orario di conseguenza, oppure it is, qualora preferissi non utilizzare la contrazione. Quindi, what time is it? It's, e poi andando a specificare l'orario. Come vedi, ti ho indicato appunto, come già ti dicevo, le quattro sezioni principali, o'clock, e quarter, half e ancora e quarter. Partiamo dall'orario più semplice, ovvero il nostro in punto. Per esempio, sono le 9 in punto. Nel momento infatti in cui la lancetta dei minuti si trova in questa posizione, in inglese utilizzeremo l'espressione o'clock. Per dire quindi che sono le 9, diremo it's 9 o'clock. Per dire che sono le 3, it's 3 o'clock. Le 5, it's 5 o'clock. E via dicendo. Quindi molto molto semplice. Per quanto concerne i minuti, quello che ti devi ricordare ora è questo. Nel momento in cui il minutaggio si trova in questa prima fetta dell'orologio, andremo ad utilizzare sempre la preposizione past, dicendo quindi it's, facendo seguire i minuti, past, l'orario a cui appunto seguono questi minuti. Vai a percepire la preposizione past come se fosse un dopo. Quindi le 9 e 5 in inglese come se fossero 5 minuti dopo le 9. Le 9 e 10, 10 minuti dopo le 9. Devi entrare, diciamo, in questa logica di lettura dell'orologio. Quindi utilizzando, come ti dicevo, sempre la preposizione past. Per dire, per esempio, che sono le 9 e 5, diremo it's 5, i minuti vanno sempre prima, a differenza dell'italiano, it's 5 past 9. Le 9 e 10, it's 10 minuti past 9, 10 minuti dopo le 9. Le 9 e un quarto, il quarto che ho scritto si dice a quarter, dove la prima R è quasi inesistente se non leggermente accennata, quindi diremo it's a quarter past 9. Le 9 e 20, it's 20 past 9. Le 9 e 25, it's 25 past 9. 25 past 9. Le 9 e mezza. La mezza invece si esprime con la preposizione, con l'espressione half. Piccola notazione, si legge bene l'H che è aspirata, mentre non si legge assolutamente la L. Infatti devi dire half. Molte persone dicono half, attenzione che non si dice così, si dice half. Quindi diremo it's half past, perché è mezz'ora dopo le 9, quindi it's half past 9. It's half past 9. Benissimo, e quindi abbiamo coperto la prima parte dell'orologio, la prima fetta, dove abbiamo detto si dice sempre it's i minuti past l'ora appunto che dalla quale sono passati questi minuti. In quest'altra parte dell'orologio invece abbiamo detto che andremo a dire tutti i minuti che mancano all'orario successivo e per questo la preposizione da utilizzare non sarà più past, bensì la preposizione to. Metteremo sempre it's seguito dai minuti, la preposizione to e l'orario successivo. Quindi, per dire per esempio che sono le 9.35, le 9.35 sono 25 minuti alle 10. Quindi diremo it's 25 to 10. It's 25 to 10. Cioè mancano 25 minuti alle 10. 25 to 10. Le 10 meno 20 sarà it's 20
10. 20 to 10. Le 10 meno un quarto, si scusa nel mentre ovviamente la lancetta va a muoversi, quello è ovvio, quindi inizia a spostarsi qua, e quindi diremo che manca un quarto d'ora alle 10, pertanto diremo it's a quarter to 10. Le 10 meno 10, it's 10 to 10. Le 10 meno 5, it's 5 to 10. E infine le 10, it's 10 o'clock. E abbiamo concluso l'orologio. Quindi, ricapitolando, tutti i minuti che si trovano in quest'altra parte dell'orologio vanno sempre messi con it's, sempre al singolare, il numero dei minuti, to e l'orario successivo. Quindi la differenza sostanziale tra past e to è che past dice i minuti che sono passati dopo una tale ora, mentre to i minuti che mancano all'orario successivo. Faccio una piccola annotazione per quanto riguarda questo, cioè le 9:35. Io prima ti ho detto, giusto per essere in linea con la mia spiegazione, che dato che siamo in quest'altra fetta dell'orologio, andremo a dire che mancano 25 minuti alle 10, it's 25 to 10, ma nulla ci toglie da dire che la risposta what time is it potremmo dire it's 35 past 9, cioè 35 minuti dopo le 9. Quindi questo poi va molto anche a come a te piace dire l'orario, diciamo che non c'è una regola ben precisa, o meglio, si può esprimere l'orario in ambi i modi, spetta poi a te decidere quale dei due utilizzare. Se dire sono passati 35 minuti dopo le 9, quindi diremo it's 35 past 9, oppure che mancano 25 minuti alle 10, it's 25 to 10. Ricorda bene appunto le espressioni o'clock, a quarter and half, con l'H ben aspirata e la L che non si legge. La domanda per chiedere l'orario è sempre what time is it, con la risposta sempre singolare it's, seguito direttamente dall'orario, senza mai mettere alcun tipo di articolo. Benissimo, io mi auguro che questa brevissima lezione sia stata chiara e che d'ora in poi tu non abbia più nessun timore nel leggere l'orologio in inglese. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a condividerlo con i tuoi contatti e a seguirmi sulla mia pagina Facebook Impara l'inglese con Monica, grazie alla quale potrai partecipare a un corso gratuito che si chiama Impara l'inglese in 4 semplici passi, che riceverai in maniera gratuita appunto per email e che ti aiuterà a gettare le basi una volta per tutte del tuo inglese. Per oggi è tutto, ti saluto, a presto e bye bye!